Ben ritrovati alla nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio giovanile della società sportiva Arezzo. E questa sera vado a salutare Massimiliano Bernardini, allenatore dell'Under 15, che sta facendo benissimo, sia il mister sia i tuoi ragazzi. Ne abbiamo due questa sera che dopo andremo a conoscere. Sono in serie utile da 4 partite, convocazioni in nazionale per alcuni di loro. Quindi, insomma, un bel riconoscimento del lavoro che è stato fatto. Faremo poi la consueta carrellata, vedremo la sintesi della partita della Berretti che ha battuto 3-1 il Cuneo, poi vedremo come al solito anche classifiche e risultati dell'Arezzo Calcio femminile. Allora, facciamo due chiacchiere intanto con Massimiliano. Tu hai preso in corsa questa squadra e, insomma, il gruppo si è amalgamato e è venuto fuori, insomma. Sì, io sono arrivato praticamente il 1° di settembre, ho preso questo gruppo, pian piano siamo riusciti ad amalgamarlo, abbiamo fatto qualche innesto e ci siamo levati delle grosse soddisfazioni. Ecco, i riconoscimenti ci sono stati oltre le convocazioni in nazionale, ma sotto il punto di vista della crescita proprio dei ragazzi è stata una vera rivelazione, guarda. Cosa ti è piaciuto di più? Da cosa sei rimasto più stupito, colpito di questo lavoro? Allora, sicuramente sono un gruppo con tutti i ragazzi per bene, educatissimi, rispettosi delle persone e delle regole, e questo per me è stato un grosso vantaggio. E ho proposto sicuramente quello che si richiede alla categoria dei giovanissimi, il miglioramento tecnico e tattico individuale, e questo è stato veramente, c'è stata un'esplosione da parte di tutti, ecco, quindi non, sono rimasto colpito anch'io da quello che hanno fatto. Tra l'altro, a questa età che cosa si chiede? In che cosa, diciamo, si concentra il lavoro in Ma particolare? sicuramente l'aspetto tecnico è la prima cosa, una crescita tecnica è la prima cosa. Poi ovviamente si va a ricercare il miglioramento tattico, dalla tecnica individuale alla tattica. E questi ragazzi hanno avuto un'esplosione, proprio una crescita costante che gli ha permesso di ottenere certi risultati e certe gratificazioni. E poi c'è un crescendo perché 4 risultati utili con delle vittorie anche insomma roboanti, i 6 gol in trasferta in casa della Della Zachena, Zachena. poi avete vinto di nuovo in Sardegna con l'Olbia. Sì, guarda, nel mondo giovanile i risultati Certo. non sono scontati, poi specialmente a livello nazionale dove si trova delle realtà importanti, dei gruppi consolidati che ci lavorano da tanti anni, dei tecnici preparatissimi che hanno calcato anche categorie importanti. E quindi affrontare queste squadre, essere alla pari e anche vincere, coronando il tutto ciò con prestazioni di rilievo, secondo me è una cosa molto, molto bella. Poi c'è stato anche il pareggio con il Siena, che comunque l'abbiamo visto anche con gli Under 17, che lì sono stati battuti, giocavate più o Sì. meno quasi, non proprio in contemporanea, però si è visto insomma che si tratta di una realtà, a dispetto del nome, comunque una realtà che ecco, si vede che il livello è piuttosto alto, quindi siete riusciti a Sì, fermarli no, anche perché il neanche. Siena è una realtà consolidata che con lo stesso gruppo ha fatto ormai da 3 anni innesti mirati. Giocare alla pari, addirittura nella partita di andata, riuscire, pur pareggiando, a essere superiori per lunghi tratti in casa, pareggiando una partita non giocata benissimo, però alla pari, secondo me è un grosso motivo d'orgoglio. Qui stiamo vedendo poi l'ultima giornata perché nel weekend scorso non si è giocato, questo è il successo per 2-1 con i gol sia giusto di Artini e di Tora, giusto? Sì. Ecco, perché non sempre le cose sono corrette. Allora, qui in testa il Pontedera, poi Viterbese, Pisa, Pistoiese, Siena, appunto, Arezzo, Carrarese, Rieti, Lucchese, Olbia, Arzachena, questa è la classifica. Se pensiamo al di là che i risultati contano poco, però è anche il metro, no? Per vedere i progressi di una squadra, non solo del gioco, e ci ricordiamo, insomma, sono stati fatti dei passi davanti notevoli Sì, rispetto a 2 o 3 mesi fa. no, no, ma la squadra ha avuto sempre un rendimento costante. Siamo andati un pochino in difficoltà nel mese di gennaio con alcuni non risultati, ma non prestazioni, perché la squadra ha sempre dimostrato di tenere bene il campo. Purtroppo quello che
noi predichiamo sempre la ricerca del gioco e ricercare sempre il gioco qualche volta va a discapito del risultato, però ecco, secondo me questo produce in loro una consapevolezza dei propri mezzi che pian piano li porterà a dei miglioramenti importanti. Un altro dato che notavo che è un'ottima difesa, perché se la paragoniamo più o meno anche alle squadre che si trovano l'intorno in classifica, 19 gol subiti, sulla difesa c'è stato un lavoro particolare, come si spiega? No, ma ecco, io credo che sì, 19 gol subiti, si parla sempre di difesa, però la partecipazione di tutta la squadra che fa la fase difensiva è molto importante e questo ci ha permesso di essere una difesa poco perforata, diciamo. Noto che anche nel girone dell'Under 17 in testa c'è il Pontedera, è una realtà virtuosa, cioè riesce a fare calcio in un certo modo a livello di giovani. Ma guarda, secondo me loro, per quello che ho potuto vedere anche confrontandomi con il loro allenatore, noi ci abbiamo perso sia là che qua, giocando due grandissime partite. Loro sono squadre molto fisiche perché a quest'età, specialmente nei giovanissimi nazionali, la fisicità conta. Interpretano un gioco totalmente diverso dal nostro e quindi per ora a livello fisico ci hanno messo un po' di difficoltà, però dal punto di vista tecnico-tattico secondo me noi siamo alla pari, però ecco, il lavoro è di tutto rispetto, perché avere due squadre, allievi nazionali, giovanissimi nazionali in testa, vuol dire che c'è un lavoro a priori di notevole sostanza. Domenica c'è questo altro derby con il Pisa, formazione che precede l'Arezzo in classifica. Ecco, da queste ultime tre partite che cosa ti aspetti? Ah, secondo me saranno tre partite giocate alla morte da noi, perché ovviamente ci teniamo a finire in bellezza il campionato. Poi sia con Pisa che con il Viterbese ci abbiamo un po' il dente avvelenato, perché nelle gare di andata abbiamo giocato due grandissime partite raccogliendo 0 punti, però ecco, producendo un calcio di notevole spessore. Col Pisa specialmente all'andata sono successi degli episodi spiacevoli, ma del tipo? Qualche torta arbitrale, però okay. Sempre a monte ci sono stati degli errori nostri, gli arbitri non va, io gli dico sempre di non prendere mai in considerazione l'errore arbitrale, ma sempre prendere spunto dai nostri errori. Però ecco, ci abbiamo un po', per modo di dire, il dente avvelenato sotto questo punto di vista, perché Pisa specialmente è una realtà di notevole livello. Noto nelle partite, almeno che abbiamo avuto modo di seguire, siccome si sente purtroppo dalle cronache spesso brutti episodi anche legati ai genitori, io ecco, sono stato abbastanza rincuorato che almeno nelle gare che ho visto anche grande correttezza anche nelle tribune, dove chiaro i genitori vogliono sempre che il figlio giochi, vogliono sempre il meglio, come normale che sia, però per fortuna ecco, non accade niente di quelle cose poco piacevoli che si sono lette. No, io guarda, per l'esperienza che ho vissuto quest'anno dico solo questo, che io ho dei ragazzi intelligenti e dei genitori altrettanto intelligenti, ecco. Perché i genitori, capisco che anch'io sono genitore, e per i miei figli vogliono sempre il meglio, questo è lecito, però ci sono delle regole, l'Arezzo è una società professionistica, i ragazzi lo sanno e i genitori lo sanno, quindi ognuno rispetta il suo posto. Le visioni possono essere uguali, possono essere differenti, però tutto deve andare al fine del bene del ragazzo e questo per ora l'abbiamo ottenuto. Allora, tra poco andremo a conoscere i due rappresentanti della squadra che sono con noi questa sera. Adesso facciamo una rapida carrellata, come vi dicevo, del campionato di Serie B femminile. Sapete che seguiamo anche l'Arezzo femminile. Vediamo un attimo, c'era una trasferta difficilissima in casa dell'Inter che sta vincendo il campionato, praticamente l'ha vinto, sconfitta per 6-0 la formazione Amaranto. Questi sono gli altri risultati: Fortitudo Mozzicane Milan 2-3, Empoli batte Cesena 5-1, Ravenna batte Roma 2-0, Roma decimo quarto 1, Lazio Women 3, Granata Cittadella 4, Genoa 0. Vediamo la classifica, dove l'Inter ha 51 punti, l'Empoli ne ha 37, qui finisce la zona promozione, poi Ravenna e Fortitudo Mozzicane 34, Roma Calcio Femminile 31, Cittadella 24, Lazio 22, Milan 21.
Qui c'è la zona playout, Cesena 14, Arezzo 11 insieme al Genoa, però quindi la situazione, diciamo che i playout sembrano a questo punto il massimo obiettivo dell'Arezzo, perché le Milan Ladies sono veramente lontane, e poi Genoa, me lo detto 11 a 0, Roma 14. Si gioca domenica contro l'Empoli, quindi un'altra partita proibitiva per le ragazze Amaranto che cercano il ritorno al successo. Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Ben ritornati a Mondo Amaranto. Adesso vediamo la sintesi della partita del campionato Berretti. Avevamo qui proprio Alessandro Longo la settimana scorsa. Vittoria 3-1 sul Cuneo. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pego. Torniamo a seguire il campionato Berretti con l'Arezzo che riprende il campionato dopo il 2-2 con il Pisa contro il Cuneo. Scelta pronta al traversone che arriva sul secondo palo. C'è tutto solo per il gol di Finocchi. Grande cambio di campo e bravissimo Finocchi a farsi trovare tutto solo e di testa, così a battere il portiere del Cuneo Cosentino. Quindi l'Arezzo passa in vantaggio subito dopo appena 6 minuti con il gol messo a segno da Finocchi. Quarto gol in campionato per lui. Sempre due in barriera per l'Arezzo. Sempre Minocci e Finocchi. Passa Bruno sotto porta, la grandissima parata del portiere Ubirti. Questo è un paratone davvero da parte del portiere dell'Arezzo. Pronto Benso dalla bandierina. Palla dentro, attenzione allo stacco e c'è il gol. Ha pareggiato Nasta per il Cuneo. Lo stacco preciso. Grande stacco qui di Nasta e la palla in rete, stavolta niente da fare per il portiere dell'Arezzo Ubirti. E allora al 28esimo è 1-1 sull'angolo conquistato dal Cuneo, che già aveva avuto quell'occasione di testa in precedenza. Sempre di testa trova l'1-1, battuta verso Bruno, top di petto, poi cerca con una sorta di rovesciata di rimetterla in mezzo. Arriva Castiglione. Mette fallo e calcio di rigore invece, calcio di rigore per il Cuneo, colpo di scena proprio al 44esimo con Castiglione che stava inseguendo il pallone, se non sbaglio c'era Neri in zona, dice Neri mi ha tirato la maglia un quarto d'ora, questo l'abbiamo sentito da qua e l'arbitro ha visto, però c'è anche il giallo per il difensore dell'Arezzo e adesso Tatili che ha la possibilità di portare in vantaggio il Cuneo. Contro il portiere Ubirti. Ancora scintille lì al limite con Angeli. Sta proprio ancora Neri nervoso dopo questo calcio di rigore che batte Tatili. Destro Ubirti! L'ha addirittura bloccata! L'ha addirittura bloccata Ubirti. Neutralizzato dunque il calcio di rigore e finisce anche qua il primo tempo con il Cuneo che dunque ha avuto la chance addirittura di andare sul 2-1 su calcio di rigore. La battuta è stata abbastanza leggibile dal portiere Ubirti che si è disteso alla sua sinistra e l'ha bloccata. Vasussi. Palla che passa cadente, gol! Ha segnato Cecci, credo che si è infilato all'improvviso. Cecci per il nuovo vantaggio dell'Arezzo. Era già due volte che ci provava. Al 21esimo del secondo tempo, l'Arezzo ritrova il vantaggio. Battuta potente questa punizione lì. Attraversato quasi tutta l'area piccola e alla fine è sbucato Cecci. E ha messo il pallone dentro per il 2-1 con cui l'Arezzo torna in vantaggio. È la Ramic!
che ha battuto la rimessa probabilmente da una posizione non buona. Fontana, in area di rigore, ancora Fontana. Verdelli, sinistro secco e 3-1. Verdelli, esultanza di Verdelli. Cercava questo gol, 3-1. Anche in premio di un'ottima partita di sostanza, di quantità, anche di qualità. E così al 35esimo Verdelli, che continua a esultare in modo un po' pittoresco, per la terza rete Amaranto. 3-1, bello spunto personale il suo in area di rigore. A questo punto, a 10 minuti dalla fine, l'Arezzo trova il gol che potrebbe dare qualche sicurezza in più. L'arbitro fischia la fine, Arezzo batte Cuneo 3-1 in questa 24esima giornata del campionato Berretti. Non è stato così facile probabilmente come dice il risultato, perché il Cuneo ha venduto cara la pelle, diciamo così. Passato l'Arezzo in vantaggio con Finocchi, poi c'era stato il pareggio di Nasta, Cuneo che ha avuto l'occasione anche del calcio di rigore che Umirti ha parato a Tatili. Poi nel secondo tempo grande equilibrio, non era successo niente fino al gol di Cecci, 2-1, e poi il tris creato e conquistato da Verdelli per il 3-1 finale, con un Arezzo ormai proiettato per le fasi nazionali. Adesso tra poco andiamo a sentire la voce dell'allenatore Alessandro Longo. L'Arezzo batte 3-1 il Cuneo, come l'ha vista il mister Alessandro Longo? Abbiamo fatto la nostra partita, l'obiettivo era chiaramente ottenere i 3 punti per migliorare la classifica, ci siamo riusciti, abbiamo provato anche a manovrare, a far gioco, però siamo la squadra, i ragazzi sono condizionati un po' dalle condizioni del terreno, che ancora non è dei migliori, e quindi spesso si fa di necessità virtù anziché cercare la costruzione elaborata, si cerca di costruire in maniera rapida, arrivare prima possibile in porta e non prendersi rischi. L'Arezzo è riuscito, insomma, a sfruttare i suoi episodi, soprattutto quei due che ha avuto nel secondo tempo, che è una partita abbastanza bloccata fino a quel momento sull'1-1. Sì, ripeto, è difficile manovrare e sfruttare un po' le conoscenze, le qualità tecniche che hanno i ragazzi e che hanno più volte dimostrato. È difficile in queste condizioni, e quindi io farei comunque un plauso ai ragazzi che hanno avuto lo spirito di adattamento e sono andati al concreto, cioè ottenere i 3 punti. Mai non manca molto poi a questo passaggio alle fasi seguenti del campionato? Sì, potrebbe essere anche matematico oggi, bisogna vedere i risultati delle altre squadre. Comunque abbiamo altre due partite per fare quel punto che ci dà eventualmente la matematica qualificazione alla fase finale. Diamo uno sguardo anche qui alla classifica e guardiamo i risultati di questo turno. Ormai l'Arezzo che chiaramente attende la fase finale. Torino batte Entella 3-1 nello scontro diretto. Albissola batte Siena 3-1. Arzachena batte Lucchese 1-0. Olbia 2, Carrarese 1, Pistoiese 1, Pisa 2. Andando a vedere la classifica, dove il Torino si è primo, però di fatto è fuori classifica perché poi gioca le finali, diciamo, a livello delle squadre di Serie A, e poi in realtà quindi è l'Entella che sarebbe prima in classifica a quota 49, Arezzo 41, Olbia 36, Albissola 31, Siena e Carrarese 29, Cuneo 24, Lucchese 23, Pistoiese 22 con il Pontedera, Pisa 20, Arzachena a quota 11. Ci fermiamo ancora e poi parliamo con i ragazzi dell'Under 15. Eccoci tornati a Mondo Amaranto. Allora, andiamo a conoscere i due ragazzi dell'Under 15 che sono con noi questa sera. Vieni pure in piedi, ti chiami? Allora, raccontaci, voglio sapere tutto di te, raccontaci un po'.
Fai così, vai. Sono da 3 anni che gioco ad Arezzo. Sì. E è un'esperienza molto bella. E io ho avuto anche l'opportunità di andare in nazionale, dove mi ha fatto crescere il gruppo, non sono andato io da solo. E in nazionale... Eravate con altri tuoi compagni insieme o solo? No, solo io. Ok. E quindi hai conosciuto altri coetanei, sì, di altre squadre? Sì. C'è qualcuno con cui sei entrato più in amicizia? Sì, perché c'era un ragazzo che gioca sempre nello stesso nostro campionato. In che squadra? Nel Ponte d'Era. Nel Ponte d'Era, sì. E quindi ho legato un po' più con lui. Sì. E che hai giocato qualche partita quindi con la nazionale? Sì, ho giocato contro delle rappresentative lì a Durazzo e abbiamo fatto 2 partite dove una l'abbiamo vinta, l'altra anche lì l'abbiamo vinta, però di poco. Quindi insomma, una bella soddisfazione, eh? Vestire la maglia azzurra che... No. Non è azzurra, scusa, è rappresentativa, mi viene sempre di parlare di nazionale. Ecco, che soddisfazione è comunque rappresentare un po' tutta questa categoria. Vuol dire che sei stato segnalato, che sei stato visionato. Sì, sono stato visionato da molti, cioè da alcuni... Diciamo ci sono degli addetti che ovviamente vanno a vedere i migliori. Il campionato invece com'è andato? Intanto che quello giochi? Terzino. Terzino. E com'è andato il campionato per te dal tuo punto di vista? Terzino, il campionato è andato molto bene. Cioè, dovevamo far meglio un po' sui risultati, e cioè, come livello tecnico e tutto così siamo andati bene, però a noi ci interessa di più i punti, arrivare in classifica. Ma e voi la classifica la guardate, sì, la prima cosa che guardate. Sì. Ecco. Quindi dove si può arrivare qui in questa classifica? Mancano queste 3 partite. Che anche facendo 9 punti date a 34, giusto? Però noi abbiamo 28 punti. 28, non 25, ok. No. Quindi aggiorniamo, perché campionando.it.com. Sì, sì. 28, quindi in teoria tutto è possibile. No, perché 37... Il Pisa dovrebbe non fare... Noi proviamo a vincere partita per partita. È certo. E che cosa è successo all'andata con... Dov'è che hai detto che era successo? Sì, Pisa? Proprio con il Pisa. Sì. Col Pisa il primo tempo, a metà primo tempo abbiamo preso un gol che l'abbiamo fatto praticamente noi. E giro palla nostro, fatto bene. E il difensore centrale sbaglia. E si è preso il contropiede e hanno fatto gol. Invece il secondo tempo siamo entrati più grintosi e abbiamo dimostrato che c'eravamo anche noi in campo, però hanno fatto una ripartenza loro e hanno preso un rigore dove poi il nostro portiere l'ha parato. Una bella partita emozionante. Sì. Poi agli ultimi minuti calcio di punizione per noi e si fa gol anche noi, quindi siamo andati all'1-1, però dopo sempre fine partita praticamente si è sbagliato lì a centrocampo, sempre ripartenza loro e gol. Ha fatto gol. Peccato, però adesso è cambiata la musica, adesso è un'altra Arezzo. Sì. Però. Sì. Va bene, grazie, complimenti. Qui abbiamo un nipote d'arte. Tu sei il nipote di? Corrado Visciani. Quindi avere in famiglia. Sì. Come... Tu in che ruolo giochi? Terzino. Anche tu un terzino. Sì. Allora, e che cosa? Tu sei arrivato da poco? Sì, sei arrivato a dicembre. Da? Dalla Castiglionese. Castiglionese. Quindi evidentemente sei stato notato dagli osservatori dell'Arezzo. E quando hai saputo che cosa? È stata comunque una forte emozione perché è un passaggio, diciamo... grosso, perché comunque passi da un campionato provinciale a un nazionale in cui è tutta un'altra storia, anche le partite. Infatti all'inizio mi sono trovato un po' spaesato, soprattutto la prima partita, ma dopo un po' anche con l'aiuto dei miei compagni sono integrato nel gruppo e ora diciamo che anche giocare è più facile, anche a livello emotivo.
Quindi un bel salto dalla Castiglionese. Sì, sì, lì come stava andando il campionato? Non benissimo, però comunque giocavo con maggior tranquillità, essendo anche più semplici, mentre adesso comunque anche gli avversari sono ottimi giocatori, quindi la difficoltà è aumentata. Se sei un terzino che ti piace scendere, ti fa scendere il mister, insomma, ti fa arrivare in fondo. Diciamo no? Più di difesa. Più di difesa. Ma hai detto, cioè, essendo nuovo, quindi il gruppo è stato, ti ha subito accolto? Sì, sì, comunque conoscevo già i ragazzi, però comunque all'inizio non è mai facile, però dopo qualche allenamento ho conosciuto un po' tutti. Anche per te c'è stata una convocazione? No, per te ancora no? No, ancora no. Ci sarà? Speriamo. il mister? Il mister, che mi racconti? Mister è comunque un bravo mister, ci fa giocare la palla, diciamo che a differenza di altre squadre che puntano un po' più sul risultato, noi cerchiamo di giocare e fare la partita, anche se delle volte magari porta meno risultato. E comunque il mister ci fa crescere, cerca di farci capire tutti gli esercizi che facciamo, gli allenamenti, e dai, è un bravo mister. L'hai istruiti bene. L'hai istruiti, sì. Quindi a livello giovanile mi sembra di capire che a volte c'è la tendenza da parte di alcuni allenatori, diciamo, a prediligere più il risultato che la crescita. Ma la regola dell'Arezzo, almeno, sì, parte sì, sì. La regola che ha dato a noi allenatori l'Arezzo è quella di cercare, certo, di creare dei giocatori il più possibile. Dopo è ovvio che ogni realtà fa quello che ritiene più opportuno. È chiaro che certo, certe scelte poi ovviamente ti fanno crescere, come è quello che conta, perché poi questi ragazzi gli auguriamo di continuare, certo, quei 3 anni, quindi speriamo che possa continuare la trafila, no, sì, delle varie formazioni, arrivare in prima squadra, così come lo auguriamo a lui. Ci sono stati dei casi, non tantissimi, ma comunque speriamo che anche su questo si riesca finalmente, no, a creare ad Arezzo quello che si dice da tanto tempo. Speriamo, credo. Portare ragazzi, più ragazzi possibili del settore giovanile in prima squadra, credo che sia una grossa risorsa. Bene, grazie, in bocca al lupo sia per queste partite sia per ovviamente il vostro proseguimento. Io ringrazio molto il mister, grazie a Massimiliano Bernardini di essere stato con noi, ci rivediamo la prossima settimana.